Io qua. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Ok. Un'operazione oggi che ha portato a decapitare il clan Brunetto, operativo nella zona del Taorminese, dove mettevano a segno delle operazioni per danneggiare quelle che erano le imprese agricole del luogo, tutto per richiedere e ottenere pizzo. Sono 12 componenti di una organizzazione mafiosa, quelli arrestati questa notte dai carabinieri, un'organizzazione che estendeva i propri interessi su tutta la valle dell'Alcantara. Un'area particolarmente ricca e in pieno sviluppo, soprattutto nel settore agricolo, nel settore della produzione vitivinicola. Sono settori nei quali la criminalità organizzata voleva assumere il controllo e ricavarne i propri interessi economici. Si tratta di una consorteria direttamente collegata alle più potenti organizzazioni catanesi, che attraverso proprio questa capacità di imporre con la forza, con la violenza, con l'intimidazione, con i danneggiamenti, con gli incendi, il proprio potere su quell'area, voleva appunto acquisire il controllo di quelle aziende, di quelle imprese che invece puntano sullo sviluppo di quell'area. Qual è l'importanza delle denunce in questa indagine? È un'indagine che nasce proprio dalla denuncia di un dirigente sindacale, il quale è anche socio di una società cooperativa e che rimane vittima appunto di un grave episodio di danneggiamento. Da qui iniziano le indagini, da qui iniziano si inizia a ricostruire la tela che unisce questi componenti dell'organizzazione criminale e da qui si arriva all'operazione che oggi ha azzerato completamente il clan Brunetto. È un cambio di rotta il fatto che ci sono denunce? È una cosa che tutti quanti auspichiamo. Le denunce sono il modo attraverso il quale anche le imprese riescono a essere libere e operare su un mercato libero e non condizionato evidentemente da fattori che ne limitano la capacità di sviluppo.